Benvenuti e bentornati sul canale. Allora, oggi ho pensato di provare un po' di novità insieme a voi, perché se non sbaglio un pochino che non lo faccio, con questo caldo pazzesco non è che ci sia tutta questa voglia incredibile di truccarsi, però con l'aria condizionata e tutto ce la possiamo fare e insomma ho comunque voglia di provare prodotti, di sistemarmi un attimo e quindi lo voglio fare con voi in questo video e partiamo subito direi allora da una base che vorrei realizzare utilizzando questi due prodotti che secondo me dovrebbero andare bene per questo periodo perché andiamo a utilizzare un fondotinta in polvere e sono curiosissima finalmente di provare questo di Make Up For Ever Lace di Skin Matte Velvet che l'avevo preso l'anno scorso, se non sbaglio, poi non ho avuto poi più modo di provare ad utilizzarlo perché ho detto aspetto l'estate, poi tra una cosa e l'altra, un po' che sto cercando anche di smaltire e utilizzare altri prodotti, non ho ancora avuto modo di metterlo in utilizzo, quindi finalmente lo facciamo. Sono molto curiosa perché ne ho sentito parlare veramente molto bene. Però andrei a preparare un po' la base mettendo un po' di primer, vado ad utilizzare l'Elo di Smashbox, che non è un primer opacizzante come quelli che andrei a utilizzare più in questo periodo, tipo il primer di Veralab, però dato che andiamo a usare appunto il fondo in polvere e voglio utilizzare anche questo correttore di Gucci, il Concentré de Beauté, che dovrebbe avere un finish opaco, lo voglio magari utilizzare come base prima del fondotinta in polvere. Mettiamo un po' di correttore e poi andiamo di fondo in polvere che ci dà ulteriore coprenza e ci fa anche un po' da cipria. Questa è l'idea. Ho pensato di andare comunque un attimo a preparare la pelle con una leggera luminosità e anche una leggera idratazione, visto che è passato un pochino da quando ho fatto la skin care. E questo primer di Smashbox è molto carino, ha comunque una texture fresca, leggera, tipo un gel fresco, quindi vado a utilizzarlo volentieri anche se si può vedere, penso anche dalle mani, ha questa leggerissima perla che non è data da Glitter o Brillantini, è proprio la perla del prodotto che dona un po' di radiosità, ma in maniera molto naturale, molto bella, quindi questo lo trovo proprio un primer adatto un po' a tutto l'anno, insomma. E lascia la pelle proprio anche un pochino più morbida, leggermente più idratata, con questa radiosità, ma senza appesantire, senza essere unta o troppo lucida. Vedete che non è nulla di eccessivo. Quindi bellissimo primer che utilizzo volentieri quando utilizzo il primer. Sapete che non lo faccio spessissimo, però quando mi capita lui lo utilizzo molto volentieri. Allora, andiamo direi di correttore di Gucci. Ho qui la tonalità 16C Fair. Ho scelto una tonalità che mi sembrava adatta perché anche un po' più neutro rosata, ma non mi sembra malissimo. Vediamo un po'. È bellissimo il packaging. Il packaging è proprio da gioiellino, da pezzo, da collezione, proprio. È stupendo, devo ammettere che qui ha giocato la sua parte anche il packaging, mi piaceva troppo, è veramente bellissimo. Questo buttarlo sarà difficilissimo una volta finito perché questo tappo è troppo bello, veramente troppo bello. Non è in vetro, è una plastica dura. Aspettate che ho le mani che scivolano, non riesco ad aprirlo. Allora, vediamo un po'. Questo è l'applicatore classico, non troppo grande. Un po' qui, ha un odore, sa tanto di alcol, ha un odore che non è il massimo, devo dire la verità. E vado come pennello per applicarlo con questo di Sigma, l'F79, il Concealer Blend Kabuki, che è in assoluto uno dei miei pennelli preferiti da correttore, soprattutto quando magari il correttore lo voglio mettere anche in maniera un po' più estesa o quando lo voglio proprio stendere in velocità, con facilità. Ecco, il colore è perfetto, va benissimo. Poi magari io sapete che non prendo sole, non mi metto al sole,
appositamente per prendere sole, però può essere che anche indirettamente, camminando, insomma, così un po' di colorito si prenda rispetto all'inverno, anche quella mezza tonalità in più. Quindi è perfetto adesso, sarà sicuramente perfetto anche in inverno, perché vedete che mi va un pochino illuminare, in inverno magari è proprio il match preciso. Si è steso veramente in un attimo e vado al solito dove ho un po' di rossori qui perché tengo sugli occhiali. Vediamo dove ho qualche imperfezione, magari un po' più rossore accentuato. Non ne ho al momento in maniera. Sì, no, ecco qualcosina qua, sì, non la vedevo. Però insomma, vabbè, meglio che non lo dico perché ogni volta che dico che ho la pelle che va bene, non ho particolari rossori o brufoletti, pam, il giorno dopo mi escono per chissà quale legge. Ok, metto un pochino qua. Non prelevo una quantità esagerata di prodotto l'applicatore, però neanche pochissima. Mi piace che è molto fluido cremoso, ecco, non è né passoso né super liquido e si stende veramente in un secondo. E bello, l'effetto iniziale è molto molto bello perché mi dà subito proprio come una sensazione quasi di distensione e levigatezza della zona. E che dire, che al momento a me sta piacendo tanto, mi sembra proprio un bel correttore da un finish, al momento direi quasi proprio più naturale. Io non lo noto così secco o asciutto, opaco. Ok, non è neanche un correttore idratante, luminoso, però è proprio una seconda pelle, si fonde totalmente, la texture è veramente leggera, impercettibile e mantiene comunque la naturalezza e la radiosità della base sotto. Quindi, non lo so, al momento mi sembra molto leggero e molto naturale come effetto, mi va proprio quasi anche un po' a levigare sulla zona del contorno occhi. E poi bello, messo anche così da solo, eventualmente non si nota lo stacco dove non si ha il correttore, è bello anche da solo, senza fondotinta, ecco, proprio effetto pelle nuda. Bellissimo, al momento mi piace tanto, vediamo come si comporta ovviamente, dovrò riprovarlo poi anche dopo l'estate con pelle un po' più secca per capire se si comporterà bene allo stesso modo, però con la mia pelle adesso mi piace veramente tanto. La copertura non è molto elevata, massimo media, ecco, non di più, però mi sembra un bel correttore da tutti i giorni, da questo finish proprio naturale. Ecco, se amate proprio i correttori più emollienti, più morbidi, illuminanti, magari può non piacervi particolarmente, altrimenti trovo che sia un effetto naturale veramente molto molto bello. Quindi dai, per il momento sono soddisfatta dell'acquisto, è bellissimo il packaging, mi piace al momento il prodotto, e colore azzeccato, quindi sono contenta. Ovviamente è un correttore un po' costoso, l'avevo preso comunque con lo sconto perché ogni tanto passa il 20-25% su Sephora, per Gucci. Quindi l'avevo preso comunque scontato, però non nasce come un correttore ovviamente economico, parliamo di Gucci. Se ci si vuole togliere lo sfizio, però mi sembra per ora un prodotto che promette molto bene. Però, ripeto, prima impressione, poi vi farò sapere, ne riparleremo. Passiamo al fondo in polvere di Make Up For Ever. Qui ho la tonalità no, 1N10, speriamo di averla azzeccata anche qui, ma l'avevo preso in negozio, quindi spero di sì. Tutto su questi toni del nude, molto bello anche internamente con la spugnetta. Tutto che riprende questi toni mi piace molto, eh? Molto molto bello. Semplice, ma bello. E direi che la cosa, in realtà la cosa migliore qui sarebbe andare proprio a utilizzare la spugnetta per provarlo con la loro spugnetta. Io non amo però tanto applicarlo con la spugnetta. Non è una cosa che mi fa impazzire, solitamente preferisco applicare il fondotinta in polvere col pennello. Io avevo preso un pennello, eccolo qua, questo di Essence, voglio applicarlo con questo. Perché mi sembra che possa avere una forma interessante. E dai, vediamo un po', perché sono super curiosa. No, ma sono io che
Vedo male o ha un effetto levigante, blurrante sui pori? Incredibile, veramente incredibile. Vado proprio anche sul correttore perché utilizzo lui proprio anche come cipria. Caspita, a me sembra super levigante, è veramente tanto levigante e mi sembra anche un fondotinta proprio opaco. Vi devo dire, non è invisibile. È un prodotto che un pochino si nota, non è proprio quell'effetto seconda pelle, che magari provo a applicarne un pochino di meno, restando più leggera, però ovviamente restando più leggera perde un pochino di coprenza. No, sì, l'effetto è simile. Allora, questo secondo me può conquistare letteralmente chi ha una pelle misto grassa perché è super opaco e super levigante. È una cosa meravigliosa. Almeno poi, per quanto tenga anche la lucidità, devo testarlo. Però, appena messo, veramente tanto levigante e mi sembra che asciughi parecchio, quindi bello opaco. Molto bello. Nel suo genere, per essere un fondo in polvere, secondo me fa quello che ci si aspetta. Non mi sembra il prodotto principe per chi ha una pelle secca, questo no, perché lo vedo un pochino comunque, non è proprio second skin, non è proprio quell'effetto pelle nuda, si vede che c'è del prodotto. Però è un fondotinta in polvere, ecco. Devo dirvi che in questa stagione, questa base a me piace molto perché ho fatto bene a prepararlo comunque con un primer un po' più idratante e luminoso al di sotto, così ho bilanciato un pochino, però preferisco che sia tutto ben opaco. Sapete che io vado anche parecchio di cipria proprio perché non mi piace nel corso delle ore lucidarmi. Metto la cipria anche quando ho la pelle è più secca, perché comunque tra riscaldamento e tutto durante il giorno tendo a lucidarmi un pochino, in certe zone anche con la pelle più secca, figuratevi in estate la mangio. Quindi che questa base sia così opaca a me piace molto, comunque opaca, ma non ho un mascherone. Dico solo che secondo me può essere un pochino troppo forse per una pelle più secca, o che ha paura che restino un po' più segnate alcune zone, ecco. Però è molto bello. Se si pensa come fondotinta proprio opacizzante, levigante, lascia anche a bocca aperta perché, caspita, forse è il fondotinta più levigante che abbia in polvere che abbia mai provato. È veramente stupendo e aggiunge anche un po' di coprenza. Siamo su una medio alta coprenza, insomma, ha coperto bene i rossori, non è proprio full coverage, però ne aggiunge di coprenza. Bello, ripeto, a me piace, deve piacere il genere, proprio di fondotinta in polvere che opacizza parecchio. Quindi qua dipende un po' dai vostri gusti. Io trovo che comunque la base sia molto bella. Non è l'effetto leggerissimo, pelle nuda, però non è neanche pesante. E vedete che comunque nel mio caso, non avendo la pelle secca al momento, non mi segna neanche e anzi lascia questa base molto levigata, molto bella. Wow. A me piace tantissimo, però ripeto, qua dipende un po' dai gusti. Passiamo adesso al bronzer, direi, e tra l'altro correttore con il fondipolvere sopra che aggiunge un po' di coprenza, fa da cipria, secondo me è una delle cose più comode in assoluto per truccarsi in estate, proprio anche in velocità è una cosa che mi piace tantissimo fare, tipo lo faccio spesso anche con i correttori, fondipolvere di Kiko che ho nel progetto di smaltimento, spesso al mattino mi sto truccando così se non vado magari a mettere anche solo, sapete, prodotti leggerissimi, tipo CC Serum di By Terry, tutti quei prodotti di quel tipo. Se voglio un pelino di coprenza in più, ecco, magari faccio questa accoppiata di correttore fondotinta in polvere. Comunque, come bronzer utilizzo questo di Too Faced, il Chocolate Soleil Natural Chocolate nella tonalità Golden Cocoa, che
che è stata una bellissima scoperta perché praticamente l'evoluzione del classico chocolate soleil, che già io adoro, questo è solo leggermente un po' più radioso, differisce anche di poco la tonalità, però insomma sono bellissimi entrambi, dato che la base è tutta opaca, un bronzer anche che dia una leggerissima radiosità, ma una radiosità molto naturale, non vi aspettate nulla di eccessivo. Insomma, lui è stupendo, veramente è stata una delle scoperte più belle di quest'estate. Adesso vorrei provare anche il bronzer in stick, sempre di Too Faced, dicono sia meraviglioso anche lui, magari soprattutto poi per la stagione più fredda. Gli stick sapete che a me piacciono molto, sono il mio formato di prodotti in crema Che preferito. meraviglia. È naturale, scalda, ma veramente resta naturale, non è per niente rosso. Arancione, bellissimo con questa radiosità che è leggerissima. Secondo me è perfetto, proprio si bilancia bene con la base più opaca. Bellissimo bronzer, veramente consigliato al 100%. E andiamo a provare una novità per quanto mi riguarda del periodo, ovvero uno di questi blush di Nabla, i Close Up Blurring Powder Blush. Ho preso due tonalità, Enigma e Paradise. Direi che oggi proviamo Paradise perché è un colore che mi sembra più fresco e estivo, dato che è una sorta di pescato, insomma, sembra un colore proprio estivo. Piccolini, ma super carini, bellissimo veramente che ogni blush abbia anche proprio il pack del colore del blush, la trovo una cosa molto bella. E questo colore mi sembra super carino, per l'estate veramente, veramente bello. Sono 5 grammi di prodotto, ma considerando che ho quei 5 milioni di blush, per me va più che bene. Sono curiosa, questi sono totalmente opachi, quindi una formula che mi piace particolarmente in questo periodo, dovrebbero essere anche un po' levigante. Diciamo che oggi la base è abbastanza levigata, perché quel fondo in polvere ha fatto il suo. Però vediamo un attimo. Allora, molto delicato, devo dire, non lo stavo mettendo, che anche prelevando una quantità classica di prodotto, non ha una pigmentazione esagerata da subito, anzi, è molto modulabile, però mi sembra che poi si riesca a costruire molto bene. Questo colore è stupendo. Mamma mia, è proprio un colore estivo, fresco, vivace, però non in quelle tonalità magari un po', sapete, sempre un po' rosticce, che ho paura che mimino un po' i rossori della mia pelle, e invece così mi dà proprio quell'effetto fresco, ma ecco che non sembra che ho la pelle arrossata, bellissimo. No, poi questa cosa che si modula così bene, l'intensità del colore mi piace un sacco, perché non si rischia di fare un chiazzone magari da subito, però poi resta anche bello carico, ecco. Bellissimo, questa punta di colore è stupenda, un pescato meraviglioso, molto delicato e naturale. Ma presente, no, bellissimo, mi piace da matti, ci farei veramente il bagno in questo blush. Questo è uno dei miei pennelli preferiti in assoluto per applicare il blush, era di Morphe Le 4, è stupendo questo pennello. E voilà, bellissimo, veramente stupendo. La formula è totalmente opaca. Ora vi dirò, era già abbastanza levigata la situazione di partenza, quindi non è che sia cambiato tanto, resta sempre levigata, è un blush opaco, insomma, non enfatizza sicuramente i pori, questo certamente no. No, dai, però dà proprio un aspetto, sì, mantiene proprio questo aspetto comunque un po' più levigato della pelle, è bellissimo. La polvere mi sembra comunque sottile per essere un blush totalmente opaco, si è sfumato benissimo, a me piace un sacco, personalmente lo trovo stupendo, dal colore alla formula rientra proprio nei miei gusti al 100%, valuterò un po' la durata, però vi posso dire che mi verrebbe voglia di prendere tutti i colori,
Mi piace più di quello che mi sarei anche aspettata. Meno male che ne ho presi due perché sono bellissimi, veramente, veramente È che bellissimi. non. Metto illuminanti perché l'illuminante fuoriesce naturalmente. Mi piace anzi tanto questa base essenzialmente opaca, ma questo glow, dato anche un po' dalla mia skincare di prima, più il primer leggerissimo al di sotto, resta. Quindi proprio una base secondo me bellissima. Come finish è proprio bella, guardate l'effetto. Ripeto, il fondotinta in polvere non è invisibile sulla pelle, però resta comunque un effetto fresco, è comunque un prodotto bello da utilizzare anche nella quotidianità. Ovviamente, ripeto, non è il fondotinta più impercettibile, invisibile sulla pelle, però wow, direi che il mio aspetto un pochino cambiato, quindi ha fatto davvero il suo lavoro quel fondotinta. Ora vado, trucco occhi velocissimo, metto un ombretto, uno di questi scatter light di Hourglass nella tonalità Aura, che è un rosato molto bello. Questi, mamma, questi ombretti secondo me sono tra i più belli, no, veramente, io li amo in una maniera incredibile perché sono tra i pochi ombretti mono con una formula. Non sono ombretti veramente in crema, perché è più una formula, quasi una polvere. È come una polvere che non ha texture, insomma, resta veramente quasi impercettibile, invisibile anche qui sulla palpebra perché è sottilissimo. Che dura meglio anche sul mio occhio, che tende a essere, la mia palpebra tende a essere parecchio oleosa, a differenza del resto del viso. Questi durano veramente molto bene anche senza primer, questi mi durano quasi tutto il giorno e pochi ombretti mi durano come questi, quindi sono letteralmente stupendi, veramente stupendi. Questo è uno dei miei colori preferiti insieme a Reflect. Semplici, eleganti, però per me proprio perfetti, sono ombretti perfetti da tutti i giorni che mi resistono come pochissimi. Vado a mettere come mascara questo di Pinalli, il Pin Up, che voglio continuare a testare perché è stata una scoperta pazzesca, mi ha stupita a dire poco nelle prime applicazioni, quindi voglio continuare a testarlo e poi vi dirò se è così meraviglioso come mi è sembrato, però vi posso dire che wow, mi sembra davvero uno dei mascara più belli mai provati. Da quello che ho capito, non è adesso in vendita perché l'avevano dato in omaggio con gli ordini quando c'era stato il compleanno di Pinalli, il 40% di sconto. Però chissà, magari è un pre di qualcosa che vorranno lanciare, perché no, questo mascara lo devono mettere in vendita. Mamma mia, ma fa delle ciglia lunghe, lunghe, incurvate, infoltite allo stesso tempo, che è una cosa meravigliosa. Per i miei gusti, per un trucco da tutti i giorni, è assolutamente sufficiente una passata. Non ne servono neanche due perché poi diventa anche troppo, veramente è stupendo da subito. Stupendo, no? Ogni volta che lo riapplico penso che sia uno dei mascara più belli in assoluto che abbia mai provato. È qualcosa di incredibile. Pinalli, mettilo in vendita perché è troppo bello. E mi sono fermata una passata perché non voglio neanche appesantire troppo il trucco occhi con questo caldo. Quindi immaginate con due, ovviamente con due si rischierà di appiccicare, di incollare un pochino di più le ciglia, però l'effetto è troppo bello. Allora, togliamo adesso l'oglietto labbra che ho applicato, così andiamo con il rossetto. Incredibile, mi arrosso nel giro di 2 secondi. Basta niente che mi si arrossa subito la pelle, quando poi strofino è una cosa terribile. Eh sì, il pennello con cui ho applicato il fondotinta in polvere rilascia molta più coprenza rispetto a quello del correttore. Quindi già qua si capisce la differenza di coprenza tra i due prodotti. Allora, che rossetto
mettiamo, avevo pensato di provare la novità di Nabla che ho preso, il Beyond Blurry opaco con questo bellissimo packaging rosa che ho preso nella tonalità Divine Eyes, però è un colore insomma poco estivo. Volevo osare un pochino con le labbra e ho qui questo rossetto di Lisa Eldridge che ho preso nella tonalità Skyscraper Rose, che mi era sembrato fotonico, preso con tanto entusiasmo e poi, come potete vedere, ancora mai provato, me ne sono assolutamente dimenticata. Sembra tipo un fragola lampone, no, non fucsia, un fragola lampone, non è proprio rosso, ma è proprio un fragola lampone bello intenso, acceso. Vediamo, vabbè, i suoi bullet sono sempre poesia, magia. Vi volevo segnalare che miracolosamente ci sono dei prodotti di Lisa Eldridge in sconto sul sito. Ho visto che c'è una sezione di prodotti che probabilmente usciranno di produzione, se non sbaglio ho letto così nella mail, sono al 30%, ci sono delle tonalità di rossetti, di matite labbra e di gloss che sono scontati. Se c'è un colore che vi piace, potrebbe essere l'occasione per provare i suoi prodotti. Tanto anche se la tonalità esce di produzione, poco importa, insomma, l'importante è che magari si trovi il colore che piace. A me sarebbe piaciuto provare anche un gloss, tipo, boh, adesso vedrò. Vabbè, i suoi rossetti sono bellissimi. Questo però non è nella classica formula dei suoi matte, se non sbaglio, eh. Mi sembra che questo è nell'altra formula. È un colore, aiuto, ai limiti. Non è che mi piaccia tantissimo. Qui proprio è un colore neon, è veramente troppo, troppo. Non lo metterei mai personalmente tutti i giorni. Ha un suo potenziale enorme su certi fototipi, su certi incarnati, ma su di me, secondo me, è troppo. È vivo, nel senso che comunque con i miei toni chiara di carnagione e capelli scuri risalta, però è proprio neon. Io non mi sentirei a mio agio, ecco. Così, è un po' troppo. Non che non sia bello, ma lo vedo veramente troppo su di me. Quindi niente, lo vado a rimuovere. La formula è meravigliosa, veramente è un cremoso stupendo. Mannaggia, però veramente so che non lo metterei mai perché è troppo, non mi sentirei proprio a mio agio nell'indossare un colore così. Flash. Ho concluso alla fine con questo rossetto di Nabla perché volevo comunque un colore vivo, acceso, molto fresco, estivo. Ecco, io speravo e pensavo che fosse così la tonalità del rossetto di Lisa, invece no. Questo è un matte pleasure nella tonalità Carnal Flower. Questo è meraviglioso. Adesso sistemo un pelino. Ma è stupendo, ecco, questo è proprio un fragola, è un rosso fragola lampone che è meraviglioso, è veramente meraviglioso, è molto estivo, primaverile. Questa è proprio una punta che per quanto sia intensa, accesa, vedo bene su di me. Quell'altro era proprio un colore fucsia, Barbie, rosa, shock, ecco, questo no. Questo è un bellissimo color, fragola lampone, intenso, meraviglioso, veramente bellissimo. Il blush è un po' callino perché è un pescato e il rossetto è più freddo, però fa niente. Non ci facciamo caso, è bellissimo lo stesso. E poi questa formula dei Matte Pleasure è bellissima. Guardate come dà proprio otticamente un effetto di labbra anche levigate. Io poi trovo che siano degli opachi, dei rossetti opachi, matte. Che seccano un pochino, ma proprio nella media, non sono assolutamente nulla di esagerato, insomma, non è come un rossetto liquido, non mi secca così le labbra, li riesco a portare, poi soprattutto in questa stagione dove ho le labbra poco e nulla secche, ecco, magari ecco, in inverno eviterei un pochino di più, ma è stupendo, veramente bellissimo, mi piace un sacco, termino felicissima perché sto letteralmente amando questa base che secondo me è stupenda. Tutto
tutto levigato oggi, perché secondo me la base è molto levigante, il rossetto anche levigante, non c'è nulla che non mi sia piaciuto se non per la tonalità Loro del due. rosa. Ci aggiorniamo, ma mi sembrano una combo veramente fotonica, veramente bellissima. Guardate anche il correttore, sono, ho la zona del contorno occhi veramente iper levigata, al momento sul mio contorno occhi non segna minimamente, non è super secco, super asciutto, no, mamma mia, è bellissimo, no, vi assicuro è uno dei correttori più belli che abbia mai visto sul mio contorno occhi, ovviamente, ripeto, non è un correttore idratante, però se non avete un... una zona super secca, fa un effetto meraviglioso e mi piace tutto, tutta la base, il blush meraviglioso, vabbè l'ombretto, questi li conosco pazzeschi, il mascara, questo rossetto è bellissimo, tutto tutto veramente molto molto bello. Ci aggiorniamo, però mi piace veramente tutto, ecco, magari non sono i prodotti che possono esaltare di più chi ha una pelle un po' più secca, ripeto, perché questo è bello asciutto come fondotinta in polvere e un pochino visibile sulla pelle. Questi dipende se vi piace la formula opaca di blush, sono belli sottili, danno un effetto bellissimo, però vi deve piacere la formula opaca. Questo ha un finish che su di me è naturale. Ecco, è naturale, ovvio, se avete la zona molto molto secca del contorno occhi, probabilmente potrà segnare un po', però non posso dire che lo faccia su di me perché veramente mi vedo piallata come poche volte mi è mai successo, quindi sono esaltatissima, mi piacciono proprio tanto. Ditemi che cosa ne pensate, se avete provato anche voi questi prodotti, che impressione avete avuto anche in base al vostro tipo di pelle, magari ditemi se avete provato loro. Comunque, boh, scoperte molto molto belle che mi stanno piacendo un sacco per il momento, poi ci riaggiorneremo. Io direi che termino qui, spero di essere riuscita a tenervi compagnia, un bacione grandissimo, se volete alla prossima, ciao!